C'è questo fariseo nel Vangelo di oggi, nella parabola presentataci dal Vangelo di oggi, questo fariseo che disprezza gli altri, pieno di sé, e quindi non ha più posto neanche per Dio. Mi fa molto pensare questa figura perché una tentazione, una tendenza direi, che lo so che sto facendo una brutta figura, che mi attanaglia, cioè guardando attorno a me, guardando le cose che non vanno bene nel mondo con i suoi protagonisti diretti, tendo a disprezzare gli altri. Perché io non faccio come loro, non rubo più di tanto, non commetto ingiustizie gravi, come alcuni, e io faccio, io digiuno, io cerco, io. Quindi alla fin fine, Dio, che posto ha nella mia vita? Magari dico come questo fariseo all'inizio del mio discorso, posso anche dire, magari pubblicamente in chiesa, e quante volte dico, magari oggi stesso in questa domenica, ti ringrazio Signore, e quello che segue disprezzo, perché io non sono come quelli, come quelli, come quelli. E io faccio, celebro la messa quasi ogni giorno, eccetto il venerdì santo ovviamente, e io cerco di adeguarmi a quello che la comunità mette nel suo programma, io cerco di, e magari anche parlando con gli altri, parlo con questo io, che molte volte prende il posto di Dio. Non so se tu che mi stai ascoltando hai avuto l'occasione di incontrare certe persone come me, come questo fariseo, che non smette mai di parlare di sé. Io. Non so quale piacere hai avuto di incontrare queste persone, questo tipo di persone. Chiedo scusa se sono stato io questa persona. E mi rendo conto di fronte a questo Vangelo e sono grato alla Chiesa di avermi offerto questo Vangelo in questa domenica. Un Vangelo dove c'è questa parabola detta da Gesù che ci presenta questo fariseo. Lascio a parte quel pubblicano. La mia attenzione è caduta soprattutto su questo fariseo perché mi ha toccato profondamente questa figura. Una figura piena di sé, disprezza gli altri e alla fine non ha più avuto posto per Dio. Ecco, per dire chi siamo noi, chi sei tu, non abbiamo bisogno di misurarci con gli altri, non abbiamo bisogno di paragonarci con gli altri. Dobbiamo misurarci con il Signore. Misuriamoci con il sogno del Signore su ognuno di noi. Cosa pensa Gesù su di me? E dove mi trovo oggi rispetto a quel sogno di Gesù su di me, a quella sua volontà su di me, in questa realtà, in questa vita, in questa chiesa, in questa fase di storia del mondo? E per manifestare me stesso, per rendermi protagonista, per dare il mio contributo alla Chiesa e al mondo, non
non c'è bisogno che io disprezzi gli altri, anzi, anzi. Oggi abbiamo festeggiato il 50° anno dell'anniversario dell'arrivo dei missionari carmelitani in Madagascar, qui a Verona, e ho pensato un po' durante la messa, la concelebrazione di stamattina, che una delle cose regalatemi personalmente da questi bravi missionari, alcuni ho ritrovati qui a Verona oggi, è proprio questo: per rendermi utile non c'è bisogno di disprezzare gli altri e accogliere Dio nella mia vita. Per rendermi utile, per conoscere la mia identità, per sapere veramente chi sono io, non devo disprezzare gli altri, anzi accogliere loro, collaborare con loro, dare il mio contributo come hanno fatto questi missionari nella mia terra, in Madagascar, da 50 anni or sono. Sono venuti da noi, si sono mescolati con noi, senza disprezzarci, senza disprezzare la nostra cultura. Hanno portato, hanno vissuto, hanno testimoniato Gesù, luce del mondo, e hanno messo noi con tutta la nostra vita sotto questa luce che viene da Dio, Gesù Cristo nostro Signore, e hanno lavorato con noi, insegnandoci come si fa a accogliere il Signore nella nostra vita, quel Signore che venne in mezzo a noi, abitò in mezzo a noi, e in mezzo a noi, che non ci ha disprezzato, ha tanto amato il mondo. Ecco, ringrazio il Signore di aver parlato di questa parabola, aver messo oggi sotto i miei occhi la figura di questo fariseo che disprezza gli altri, pieno di sé e non ha più posto per il Signore. Auguro a te, auguriamoci per questa settimana, questa consapevolezza, cioè di smetterci di paragonarci agli altri, di misurarci con gli altri, perché ci fa soffrire, ci fa male. O ci fa cadere nell'invidia quando gli altri stanno meglio di noi, oppure, come nel Vangelo di oggi, ci fa disprezzare gli altri. E quindi noi siamo pieni di noi stessi e purtroppo alla fin fine non abbiamo più posto per Dio. Auguro al Signore, auguro a te e prego il Signore perché ci dia lo Spirito Santo, che illumini la nostra mente, il nostro cuore, la nostra consapevolezza, perché siamo sempre più consapevoli che non abbiamo bisogno di misurarci con gli altri, tantomeno disprezzarli, ma lavorare insieme a loro, dando il nostro contributo e accogliere la luce del Signore nella nostra vita. Grazie a tutti e buona settimana. Arrivederci.